Bentornati a tutti. Scusate, oggi andiamo a vedere il transistor come interruttore. Ok, andiamo a piazzare i componenti. Apriamo un multisim e piazziamo i componenti. Allora, abbiamo bisogno del transistor. Prendiamo un BC547. BC547, ok. Abbiamo bisogno di un diodo LED. Vediamo rosso. Una resistenza. Allora, vediamo un po'. Diodi, no, scusate, basic resistor, ahia. Allora, prendiamo da 560. Ok, andiamo, control R, andiamo a mettere sul LED. Poi prendiamo una 15K. Mettiamo sopra la base, così. Ok, prendiamo un altro da 4,7 4700 ohm. Questa, eccolo qua. Mettiamo fra la base e il negativo, così. Prendiamo uno switch, ok, va bene questo, lo mettiamo sopra la resistenza, il generatore di corrente, allora source, DC, DC, DC power, ok, alimentiamo tutto il circuito. Mettiamo 9 volt. Ok, andiamo a finire il circuito. Allora, così. Ok, mettitore del transistor qua, due resistenze così. La base qua, colleghiamo l'interruttore, ok, questo non si collega, mannaggia, eliminiamo questo, facciamo così. Il collettore transistor così. Ok, il circuito è pronto. Allora, mettiamo un po' di voltmetri. Allora, mettiamo un multimetro, giriamo per misurare la tensione fra la base il ground. Mettiamo un altro multimetro, giriamo sul LED. Ok, mettiamo un altro multimetro fra collettore e emettitore transistor. Ok, allora qua mettiamo volt, lasciamo così, qua lasciamo così, qua lasciamo
Lasciamo così. Ok, salviamo. Scriviamo transistor interruttore. Salva. Mandiamo il run. Dobbiamo aspettare. Potete mandare avanti, intanto io aspetto, che non posso bloccare. Vediamo se posso mettere in pausa. Ok, aspettiamo. Intanto che aspettiamo. Allora, comportamento del transistor. Transistor sul connettore emettitore con il pulsante S1 aperto ci dovrebbe stare una tensione di 7,4 volt e una resistenza grandissima, che non fa accendere il LED. E questo è detto interdizione, perché isola il collettore dal emettitore. Cioè dal collettore al negativo. Una volta premuto S1 dovremmo avere una resistenza più piccola, che fa sì che il LED si accende, e questo è detto saturazione. Quindi la base, fra base e negativo, dovrebbe creare una tensione di intorno ai 750 millivolt. Ok, vediamo un po' se è vero. Aspettiamo, quasi finito. Ok, salva. Salva. Sì. Ok, salva. Mettiamo 2, close. Rimandiamo il run. Ok, allora abbiamo la tensione fra base e negativo. Col pulsante aperto è 0 nanovolt, fra la tensione del LED e 1 volt, quindi non viene acceso, fra il collettore e emettitore è 7,9 volt. Se noi proviamo a chiudere l'interruttore S1, ok, il LED L1 si è acceso. La tensione fra base e negativo è 705 millivolt. Scusate. 750 millivolt. Quindi sarà 0,775 volt, 150 volt. Fra collettore e emettitore è quasi nullo, 88 millivolt, quindi la tensione
passa, va in saturazione, quindi il LED si accende. E qui abbiamo la tensione 1,8 volt. Possiamo andare anche a controllare la resistenza del transistor grande e piccolo. Aspetta, blocchiamo, stop. Prendiamo un altro voltmetro, mettiamo qua, giriamo, ok, colleghiamo fra collettore ed emettitore, qua impostiamo a ohm, allora così, così. Ok, rimandiamo il run. Allora, riapriamo. Allora, resistenza fa base è negativo 0 volt. Sul LED, millivolt, 430 millivolt. 9 volt fra collettore ed emettitore. La resistenza, abbiamo una resistenza da 943 mega ohm. Prima era uscito giga, ok, riproviamo. Stop, run. Ok. Accendiamo, ok, la resistenza si è abbassata da 900 a 8 megaohm, si è abbassata di moltissimo e quindi permette il passaggio della tensione della corrente sul negativo, quindi con l'aumento della tensione per far sì che accenda il LED in saturazione. Ok, per oggi è tutto, alla prossima.